era un'altra partita molto tirata. Abbiamo cercato di combattere in campo, di sporcare i loro attacchi e giocarla in difesa. E penso che ci siamo riusciti. Abbiamo difeso bene insieme e poi si è aperto anche il campo per alcuni canestri facili in contropiede. E così siamo riusciti a portare a casa la vittoria. La tua attitudine, quelle caratteristiche che ti permettono di fare bene e che poi ti danno anche fiducia in attacco di conseguenza. Non ho capito la domanda, scusami. No, la difesa sulla Val, quanto è dura giocare contro un giocatore del genere e quali sono le caratteristiche che ti permettono di venire bene fuori contro di lui, non solo in difesa, ma poi di conseguenza anche in attacco. Lui è un giocatore con tanto atletismo e che sa giocare vicino al canestro. Lui gioca tanto sui scarichi, sui rimbalzi d'attacco e così riesce a segnare tanti, tanti canestri facili. Quello che cerco di fare è togliere l'atletismo, cerco di fare un contatto fisico. Di togliere la sua abilità di saltare e magari anche stasera ha segnato 16 punti, che non è poco, però così cerco di limitarlo. Poi in attacco io so che lui è un giocatore che vuole stare in campo 40 minuti se può, perciò quando lo posso attaccare so che lui non farà fallo, cerca di evitare falli e così gioco un po' più molle in difesa. Non mi piacevano in scuola e non mi piacciono nel basket. Ma è difficile da dire, questo lo dovete decidere voi. Io cerco di fare il meglio possibile, cerco di dare qualcosa alla squadra. E sono felice quando vinciamo.